oggi per appoggiare il DDL Eccolina, Zan. eccolina, Per noi fondamentale, perché comunque i nostri figli vengono spesso attaccati, picchiati e quando dicono quei numeri irrisori, certo che sono irrisori, solo il 30% dei nostri ragazzi o dei nostri adulti alcune volte fanno coming out. E come pensate che una persona che non ha mai fatto coming out perché non ha il coraggio possa andare alla polizia e denunciare che la sua è stata un'aggressione omofoba? Non lo dirà mai. È per questo che i numeri sono bassi. Noi ci battiamo per questa legge perché finalmente venga riconosciuta un'aggravante a chi picchia o insulta uno dei nostri figli. Allora, noi siamo qui perché oggi alla Camera c'è il disegno di legge Zan, è una legge importante, è una legge del rispetto per tutte le persone LGBT e non solo. È una legge che ci aiuta a capire che non esistono le differenze, ma che tutti hanno il dovere di rispettare le persone per quelle che sono, soprattutto le persone LGBT, le donne e le persone con i trans. Noi siamo qua per ribadire che questo è un concetto importante perché è un segno di grande civiltà. Io sono qui con una maglia, che è la maglia del World Pride del 2000, e noi possiamo dire esattamente che dal 2000 a oggi ci sono state moltissime, moltissime, moltissime vicissitudini e attacchi contro le persone LGBT di tutti i tipi e di tutte le forme. Noi dovremmo lottare sicuramente contro forme, diciamo così, omofobiche che in qualche modo pervadono anche il nostro paese. L'odio non è un'opinione, l'odio è un atto di violenza nei confronti delle persone più deboli. Oggi alla Camera inizia la discussione generale, è un passo importante perché questa legge è una legge che il Paese attende da molti anni, perché non è più accettabile che delle persone vengano picchiate per strada solo per la loro condizione personale o per chi amano. Anche i richiami del Presidente della Repubblica impegnano il Parlamento a fare una legge che tuteli veramente le persone che oggi subiscono una disparità di trattamento proprio per la loro condizione personale. Ecco perché i lavori che iniziano da oggi saranno importanti e dovranno continuare per arrivare finalmente all'approvazione della legge, visto che questo è il sesto tentativo e non possiamo più permetterci di fallire perché siamo il più grande paese, cioè siamo uno dei grandi paesi in Occidente che ancora non ha una legge contro i crimini d'odio.